Allora, il più classico è la tafarante, e questa cosa la sappiamo tutti, no? È anche banale, no? Ma fa culo non si dice, si dice va tafarante il culo che riempie la bocca, è la traduzione proprio fedele del vaffanculo nazionale, di quel che si usa dappertutto, e solitamente serve proprio per mandare a quel paese in modo definitivo una persona che è stata sgradevole, è stata maleducata, ci ha come se te mandando a fare la sedante il culo fosse educato, è stato comunque poco corretto. Allora, ma vada a falante il culo, finisce lì la cosa. Quindi vada a falante il culo è definitivo, non ci sono proseguite. E voi dite, ma dai, gli altri quali sono? Scherzate, oh ragazzi, che roba seria. Taffadante il culo non è uguale a quello, non c'entra niente, c'è un abisso, ha delle differenze macroscopiche, è solitamente uno sfogo, detto tra sé, quando ci si libera di qualcosa che è molesto, di qualcuno che ha creato dei problemi, no? Per esempio, abbiamo chiuso una telefonata con una persona che voleva invece la gioia a tutti i costi, alla fine l'hai convinto, ha messo i suoi torti, oh per fortuna, vero che va bene, dai, l'importante è che ci siamo capiti, vabbè, ciao taffadante. Il taffadante in culo è anche con gli oggetti, con quando c'è un problema tecnico. Allora, per esempio, no? C'è il barattolo dei carciofini che non si apre. Se il barattolo dei carciofini non si apre, prima ci provate con la mano, ve scivola, non ce la fate, poi prendete un panno, un fazzoletto di carne, ve scivola, non ce la fate, poi prendete un altro panno, è troppo sottile, ne prendete uno più spesso, lì, ta, taffadante. Quindi, lo dici tra, non c'è qualcuno che ti sente, lo dici da solo, lo dici da solo, adesso è vero. Non è finita, eh? C'è ma te vai a falante il culo, che non è uguale a quelli di prima, ma te vai a falante il culo, è la traduzione letterale di ma fammi il piacere, è questa la traduzione, ma fammi il piacere. Esempio, te devo restituire 4 euro da ieri sera, ma te vai a falante il culo, è quello che vuoi, quindi è anche qualcosa di gentile, di carino, ok? Oppure può essere un rimprovero, però non è definitivo come quell'altro, che è una persona che è stata, che non la vuoi più vedere. Il rimprovero è, ma te l'avevo detto di non comprare il prosciutto che già l'ho preso io, ma te l'avevo fatto anche tu. Comunque, il rapporto rimane buono. C'è un altro ancora. Ah, io vorrei sapere se adesso lo viene in mente. Perché sono tutti simili, ma molto diversi nei loro significati. No, è te fai dante il culo. Allora, è questo qui. Il te fai dante il culo, letteralmente, significa t'arrangi. Sono fatti questo. Eh sì. Ma se poi non faccio in tempo e perdo il treno... una panoramica. Ed è tra tutti e quattro in questi collegati l'unico che si accomoda e te lo puoi dire anche a te stesso. Altri esempi, siamo rimasti senza benzina, ma stiamo in montagna, oh, allora come famo? E ci siamo andati!